Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa. Ci sono dei personaggi che sono possibili soltanto negli Stati Uniti. Uno per tutti, Chris Anderson, gioca per i Miami Heat, la squadra di LeBron James, ovvero sia del più forte giocatore del mondo. È stato squalificato dall'NBA per 2 anni per uso di sostanze, che tra l'altro non è che migliorassero più di tanto la sua prestazione, che la roba, però gli piace. Non è soggetto abituale, mettiamola così. Già se lo vedete vi fa una certa impressione, la parte di pelle che non sia tatuata è più o meno un decimo del suo corpo. Ha iniziato molto presto sulla Route 66 ad Albuquerque, New Mexico. La Route 66 è quella che porta da Chicago a Los Angeles ed è la più famosa strada d'America. Lì si è fatto il primo tatuaggio. Ha messo i simboli cinesi del bene e del male, o perlomeno lui crede che questo rappresentino, sui 2 avambracci. L'ispirazione, la madre, una biker di Harley Davidson, che di tatuaggi ne aveva tanti, e che quando arrivavano gli allenatori per reclutare suo figlio, e lui aveva 14 anni e lei qualcuno di più, diceva: coach, venga un attimo con me. Lo portava sulla sua moto, dopodiché il coach scendeva e diceva: senti, se tuo figlio è vagamente quello che sei tu, io questo non lo voglio. Trascorsi 2 anni in un piccolo college del Texas, cercano di reclutarlo grandi società e soprattutto grandi club, ovviamente a livello universitario. Il colloquio è più o meno questo: Chris, che cos'è che ti piace? Ma la roba, e poi un'altra parola che fa rima con riga. E gli allenatori dicevano: il basket? Sì, ma non è una priorità. Decisamente non è una priorità. Quando Pat Riley, uno dei più grandi vincenti della storia dello sport, lo chiama quest'inverno, in febbraio, per dirgli: vuoi venire ai Miami Heat? Lui dice: coach, ma io potrei anche venire. Non è più il coach Pat Riley dei Miami Heat, generalmente, ma cambia poco. Ma adesso prima vado a caccia all'alce. Sì, ma non col fucile, con l'arco e le frecce. Tornato dalla battuta di caccia all'alce, dice: ma potrei anche venire. Nella serie di finale della conference contro Indiana non ha sbagliato un tiro. Alla fine della stagione sarà free agent. E vuoi vedere che quello là, tra una battuta di caccia all'alce o meno, gli offrono dei milioni di dollari solo negli Stati Uniti.